Giovedì 30 maggio. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. All'inizio di questa giornata ci mettiamo in ascolto con il cuore di ciò che il Signore vuole donarci. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Rabbuni, che io veda di nuovo, è la richiesta che si fa spazio nel Vangelo di oggi. È la domanda che pone Timeo, un cieco che sta a bordo della strada, invoca il soccorso di Gesù. Ecco, che io veda di nuovo può essere anche un po' la nostra richiesta. Abbiamo bisogno di occhi nuovi, o meglio, abbiamo bisogno di sguardi nuovi sulle persone e sulle cose. Forse l'abitudine, forse il ripetere sempre le stesse cose, forse anche il fatto a volte di consolarci dentro a ricordi del passato, è un po' come mettersi delle lenti che ci impediscono di vedere quella che è la realtà intorno a noi, quella che è la verità delle cose e delle persone che abbiamo davanti. Ecco, chiedere allora, Maestro, fa che possiamo vedere di nuovo, significa chiedere al Signore di aiutarci a rientrare dentro la realtà di ogni giorno e a vedere le cose, le persone che abbiamo davanti per ciò che sono, nella loro verità. È solo così che possiamo fare incontri autentici, incontri che scaldano il cuore. Ci benedica, ci accompagni e ci custodisca Dio Onnipotente nell'amore, che è Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. E buona giornata.